Angelo seguirà con particolare interesse questa prova, però diciamo anche che ci sono 9 concorrenti per la finale e i punti in qualche maniera, comunque qualche cosa di quello che si è fatto nel corso del campionato si porta avanti come punteggio, giusto? Esatto. Allora vai tu a seguire l'allenamento. Autostart che ha raggruppato con i concorrenti, Ugo Salvini leggermente arretrato con Graf Knapp, prima fila per il resto abbastanza allineata, piccoli problemi per Yari Ref e Isaia Epi, quasi come da copione Yari Ref cerca di contenere Napoletano Guasimo, parte anche la grande Mister Charm e Landro, Mister Charm sbaglia Napoletano Guasimo, Mister Charm che sta scivolando al comando su Yari Ref e adesso vediamo se Gianluca darà il via libera a Guido Gnoffo, un altro piccolo trapasso da parte di Yari Ref che però mantiene. 13 e mezzo intanto la prima frazione, se le danno e Guido Gnoffo insiste con Landro su Mister Charm che sembra intenzionato a non dar strada, quindi viene un attimino tesa a Guido, Yari Ref ottimo secondo in corda, terzo Michele Girardi che ha colto partenza volante con l'Asting Tier. Allora 28 scarsi e si passa ai 600 di gara in 42 e mezzo. In quinta posizione Isaia Epi che porta sotto gli altri. Continua la marcia di trasferimento da parte di Mister Charm e Gianluca Franceschilli che comanda il gruppo con a largo Guido Gnoffo che purtroppo ha dovuto già stappare il suo allievo Landro, secondo in corda Yari Ref, terzo Michele Girardi con l'Asting Tier e quarto in corda Isaia Epi con Luca Esposito. Sta venendo via Farinacci con Riccardo Monti, un altro cavallo molto, molto atteso, adesso Guido Gnoffo sferra l'attacco a Mister Charm che sembra essere un tantino lungo. Chilometro in 15 scarsi dopo un 30 e mezzo intermedio. Intanto ha sbagliato. È stato squalificato l'Asting TR. Guido Gnoffo che dopo aver sferrato l'attacco sembra aver esaurito le intenzioni migliori e viene via Riccardo Monti con Farinacci in terza ruga. Segue subito Fisherman con Federico Bongiovanni. Vediamo un bel arrivo secondo me. Mister Charm è lungo però ha ancora qualcosa da dire. Bloccato in corda invece nella sua scia Alberto Benvenuti con Yari Ref. Va addirittura in quarta ruota al largo di Farinacci a giocarsi. Vai vai. Retta d'arrivo, si sentono le urla, ci prova Federico Bongiovanni, sta passando Farinacci con Riccardo Monti, si infila lì dentro Isaia Epi e Luca Esposito, bel match con Farinacci che cerca di battere Isaia Epi, 9-2-8 con Farinacci che contiene all'interno Isaia Epi, terzo Fisherman, quarto Yari Ref. Bellissimo, davvero un bellissimo arrivo, 16 scarso il tempo di chi vince, 39 la chiusa, andiamo a riapprezzarlo nelle immagini della regia, ringraziamo ovviamente anche gli operatori per il loro lavoro, 9 di Farinacci, Riccardo Monti aveva corso benissimo il quintè, Farinacci con Riccardo Monti, dicevamo il train di Carlo Rossi, i colori di Paolo Borini, il secondo di Isaia Epi e poi appunto al terzo, finish un po' tardivo ma veniva davvero dal fondo del gruppo di Federico Bongiovanni con Fisherman che si è comunque ben ingambato e ha fatto la quarta ruota all'ultima curva qui a Treviso.